Buongiorno a tutte e a tutti, un sentito saluto e un ringraziamento a tutti voi, a Ido in particolare per questo invito graditissimo che io non posso purtroppo onorare perché ho un altro impegno nella mia città, Milano. Non volevo però mancare con un saluto e anche dirvi che avete il mio sostegno fino in fondo, mio e dell'intera Commissione Igiene e Sanità del Senato che ho l'onore di presiedere. E oggi parlerete dell'autismo, i disturbi dello spettro autistico sono un tema da noi affrontato in Senato con grande vigore, grande forza, grande volontà e siamo riusciti assieme alla Camera a portare a termine una legge che io giudico importante e di straordinaria civiltà, una legge anche finanziata che naturalmente non è male, anche se non è finanziata come noi avremmo voluto, però un po' alla volta. Abbiamo un altro elemento di grande importanza e cioè i disturbi dello spettro autistico rientreranno nei livelli essenziali di assistenza e quindi avremo modo di parlare, di discutere ancora sull'applicazione reale della legge, sulle metodiche e sui percorsi di sostegno e di cura ai disturbi dello spettro autistico e alle persone naturalmente che ne sono portatrici. È una malattia che non è una malattia, è una sindrome, quindi sappiamo perfettamente che richiede approcci e terapie molto differenziate e penso in particolare, vedo con grande piacere che voi affronterete oggi le diverse metodiche, diversi approcci da diversi punti di vista, cosa che io trovo di straordinaria importanza dal punto di vista psicologico, certamente, ma anche dal punto di vista osteopatico, ad esempio. Avrete cioè una relazione non soltanto con il mondo medico strettamente inteso, ma con il mondo delle professioni. E il riconoscimento di queste professioni, c'è una legge che si sta discutendo in materia, è un altro elemento di speranza per poter affrontare quelle che una volta venivano chiamate patologie, eh? Ma per affrontare che cosa? I problemi che riguardano in gran parte i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, ma non solo. Una parte importante sarà affidata anche ai logopedisti, un'altra professione che intendiamo riconoscere con un albo perché se lo meritano e perché c'è scientificità, che ne dicano alcuni, c'è scientificità nell'osteopatia, nella logopedia e ovviamente nella psicologia, quindi ritengo molto moderno il lavoro che voi state facendo, molto importante, aiuterà anche le istituzioni a lavorare meglio, perché da voi ci aspettiamo proprio questo, che ci aiutate a capire quali sono i percorsi possibili, dove quello che possono fare le istituzioni e come possono valorizzare quegli apporti della società che sono importantissimi, il lavoro con gli animali, per esempio, noi abbiamo scoperto nelle audizioni che abbiamo fatto con tante associazioni che è un lavoro molto importante. L'arte è un linguaggio molto importante e non c'è solo la parola, c'è il gesto, c'è la postura, c'è quella sensibilità che bisogna avere quando si vuole avere un approccio terapeutico corretto e per corretto intendo umano. E quindi per questo vi faccio un in bocca al lupo molto grande, siamo con voi, sono con voi e spero che avremo future occasioni di lavorare e confrontarci ancora insieme. Buon lavoro a tutti voi.